Oggi unboxiamo. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale per questo nuovo video. Oggi, come vi ho promesso precedentemente sulla mia pagina Instagram, vi voglio portare questo unboxing, quindi una tipologia di video diversa da quelle che faccio solitamente. Andremo quindi ad unboxare delle parti che ho acquistato negli ultimi 2-3 mesi per la mia quarta serie e che ora voglio mostrarvi per poi successivamente andare ad installare. Ovviamente è una tipologia di video diversa da quelle che faccio solitamente, ma credo sia comunque carino poter andare a parlare anche se solo ed esclusivamente di alcune parti o di pezzi in generale che andranno installati sulla quarta serie e che comunque renderanno migliore in toto l'aspetto e la resa dell'auto alla fine. Quindi, senza perderci in chiacchiere, andiamo a vedere che cosa ho acquistato. Prima di procedere con l'unboxing, ragazzi, volevo mostrarvi questo piccolo angolino che mi sono creato fuori la mia camera con un tavolo da lavoro in abete e una parete attrezzata dove poter andare ad aggiungere e riporre tutti, tra virgolette, gli attrezzi che uso principalmente e vari utensili ed accessori. È un'operazione che ho fatto con l'aiuto di mio padre, grande Moris, e di cui sono davvero soddisfatto perché è comunque, tra virgolette, una mia zona barra banco di lavoro dove posso dedicarmi ad effettuare modifiche, upgrade o semplicemente ad effettuare varie lavorazioni. Sono molto contento del risultato, nonostante comunque sia il tutto ancora molto grezzo. Ci sono dei pezzi della mia vecchia quarta serie esposti, quindi quali griglia, volante e quattro strumenti, oltre al borsone di Meguiar's e tutti gli altri prodotti che utilizzo per la cura e la manutenzione dell'auto. Spero ovviamente possa piacervi. Non è nulla di che, ma semplicemente mi andava di condividerlo con voi. Ok, allora, partiamo dal primo pacco, questo qui piccolino. Cosa c'è qui dentro? Andiamolo a vedere. Qui abbiamo il deviolucci con il connettore quello grande. Con il sensore per le luci automatiche. Quindi andremo ad installare le luci automatiche sulla quarta serie. Questo è il connettore, da non confondere con quello piccolino della quinta serie. Questo è quello specifico per quarta serie. C'è il sensore che esce direttamente da dentro al connettore. Noi ovviamente lo andremo ad installare, dovrebbe essere un'operazione plug and play, cioè smonta il vecchio, rimonta il nuovo molto semplicemente, e dobbiamo semplicemente trovare un alloggio per il sensore, in modo tale da permettere al sensore stesso di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ho deciso di acquistare questo componente perché in tutta onestà è una funzione che ho sulla mia quinta serie e che ritengo e trovo molto utile, in quanto da quando ho il deviluci con la funzione auto, io semplicemente non utilizzo più il deviluci, non devo ricordarmi né di accenderle né di spegnerle. Quando entro in galleria di giorno si accende il tutto, si accendono i fari, si accende la strumentazione all'interno. Quindi credo sia comodo anche, ed anche utile, soprattutto andiamo poi ad installare un componente nuovo con magari il bordino cromato, sempre di derivazione magari di qualche modello successivo, di ispirazione. Alla fine sempre comunque una cinesata. Quasi la maggior parte delle cose che vedete qui sono state acquistate su AliExpress. Cercherò di lasciarvi link di tutto, anche se comunque a volte AliExpress mi dà problemi nel copia e incolla del link. Quindi io comunque in ogni caso cercherò di incollarvi tutti i prodotti che vi sto mostrando in questo video. Dicevamo quindi, credo sia una delle modifiche più facili, banali, utili e funzionali che si possano fare su un'auto così. Quindi tutto di guadagnato, diciamo. Abbiamo poi, queste in realtà non sono una modifica specifica per la quarta serie o altro, ma in realtà sono semplicemente dei gancetti universali che vanno ad ancorarsi dietro l'asta del poggiatesta. Dovrebbero venire ed uscire così. Questi qua permettono semplicemente di poter poggiare degli zaini o delle borse direttamente sul gancio senza poggiarlo sulla moquette o sui sedili. Abbiamo poi, queste sono una chicca per l'esterno, di derivazione e concezione ovviamente sempre di auto più moderne. Stiamo parlando delle frecce laterali dinamiche, quindi gli indicatori di direzioni laterali dinamici. Sono oscurati, così come li ho presi già per la mia quinta serie, e hanno il connettore che va all'interno del portalampada di default, di fabbrica, quello originale della 4.
Noi dobbiamo semplicemente smontare la vecchia lampadina completa di portalampada, così come la vedete in foto, e andiamo a collegare il nostro connettore con un attacco tipo T10, credo. E niente, sono oscurate, hanno il funzionamento dinamico, quindi l'azionamento dinamico dell'indicatore di direzione, e credo che sia una di quelle modifiche di quei dettagli molto carini e funzionali da poter installare su un'auto così. Sicuramente, secondo me, la svecchieranno nell'estetica generale non di poco. Ovviamente non solo con questa modifica, ma con tante altre messe tutte insieme. Renderanno l'aspetto e la resa estetica dell'auto molto più forse moderna e pulita. Ovviamente dimenticavo di dire, queste le ho acquistate su AliExpress alla cifra di circa 11 euro, mentre il Deve Luci, sempre su AliExpress, alla cifra di 20 euro, compresa spedizione. Abbiamo poi in questa busta un altro componente molto importante invece per gli interni. Questo è un elemento, tra virgolette, che andrò a sostituire non per uno scopo estetico, ma più che altro per una resa vera e propria del prodotto. Ossia, parliamo del display del quadro strumenti centrale della 4. Questo è quello in versione grande. È già presente all'interno dell'auto, ma purtroppo con il passare del tempo il display non perde praticamente quasi tutta la sua definizione e alla fine va a finire che non si vede più niente, specialmente sotto il giorno e col caldo. La sera la situazione è già più accettabile, ma di giorno davvero è impossibile riuscire a leggere anche un singolo dato di quelli che vengono proiettati sul display. Quindi un'operazione che andremo a fare, andremo a sostituirlo. Questo l'ho acquistato sempre su AliExpress alla cifra di 8,50 euro, una roba del genere, ed è quello specifico per Golf 4. Ovviamente, come ho già detto, non è un elemento di personalizzazione o altro, ma è un componente che andremo a sostituire per usura di quello originale. E spero, tra virgolette, non ci siano problemi nel montaggio. Abbiamo poi qui. Questi sono due loghi neri Volkswagen. Li ho acquistati da un ragazzo che ho trovato su Instagram. Si chiama Mattia Lelli, se non vado errato, se non ricordo male. Lo ringrazio ancora per avermi fornito questi due loghi Volkswagen stampati in 3D. Questi qui praticamente andranno a rimpiazzare, sapete cosa? Sulla plancia della 4 ci sono delle bocchette dell'area superiori, ai lati, sinistra e destra. Queste andranno semplicemente a rimpiazzare quelle originali, quindi andremo ad installare queste qui. È sempre comunque un piccolo dettaglio, ma credo che possa aiutare comunque la resa estetica finale degli interni. Non di poco, sono quei dettagli, sono quelle piccolezze che quando messe secondo me fanno sempre bene. Inoltre poi comunque vanno ad integrarsi perfettamente perché sono realizzati comunque con stampa 3D se non vado errato e calzano alla perfezione nell'alloggio delle bocchette originali. Poi comunque io ho deciso di volerle prendere con il classico logo Volkswagen in nero lucido, quindi vanno ad integrarsi credo alla perfezione nella plancia della quarta serie. Questi li ho acquistati per 12 euro. Ve lo consiglio, ve lo straconsiglio davvero perché è un ragazzo molto, molto disponibile e professionale nel suo modo di lavorare. Vi faccio vedere inoltre anche un'altra cosa che mi ha aggiunto per la quarta serie. Stiamo parlando quindi di questo portachiavi, realizzato sempre con stampa 3D, con una vista dal tre quarti posteriore di una quarta serie R32. È un portachiavi molto carino, molto sfizioso, secondo me uno di quei dettagli che pure fanno sempre bene da poter nel momento in cui li si va ad installare. Quindi ringrazio ancora Mattia per avermi fornito queste splendide parti per la mia quarta serie. Detto questo, andiamo avanti. In questo scatolo poi cosa abbiamo? Qui abbiamo il rivestimento nuovo del volante, perché quello attualmente montato è in condizioni davvero pessime. Quindi, cosa ho scelto di fare? Acquistare un nuovo rivestimento del volante in variante, diciamo, pelle piena, pelle traforata ai lati. E niente, ragazzi, quindi un altro elemento che andremo a sostituire per gli interni è il rivestimento della pelle del volante. Operazione molto importante. Ovviamente ci sarà un video sull'installazione e sulla cucitura del volante, quindi rimanete connessi e non vi preoccupate perché porterò un tutorial su come andare a rivestire la pelle di un volante da zero. Andremo a vedere passo per passo ogni dettaglio da poter vedere ed analizzare per far sì che il tutto calzi e venga cucito alla perfezione.
con cucitura rossa a contrasto, ovviamente, per cercare, tra virgolette, di richiamare qualche dettaglio rosso all'interno dell'auto. Ovviamente il kit esce completo di questa sorta di spatolina per andare ad incastrare il volante, la pelle del volante magari nei tagli. Questo è un nastro biadesivo e qui abbiamo invece abbiamo quindi poi qui il filo rosso e i due aghi. Ovviamente si poteva fare qualcosa in più anche per quanto riguarda la ricerca del componente stesso, magari cercarlo in pelle Alcantara con un mirino al centro, ma in realtà ho deciso di voler installare un componente semplice e pulito e che possa andare soprattutto a migliorare l'esperienza di guida, in quanto guidare un'auto che ha un volante con una nuova pelle, secondo me è un nuovo rivestimento, credo sia un'esperienza secondo me più che positiva. Ovviamente poi ci saranno tanti altri dettagli che richiameranno il volante, li vedremo a breve, stesso in questo unboxing. Abbiamo poi, come dicevo, già celato in anticipo dal rivestimento del volante, abbiamo qui un nuovo pomello del cambio con cuffia in pelle, se così si può definire una pelle di un pomello del cambio che è stato pagato 7 euro su AliExpress, nera con le cuciture rosse a contrasto che vanno quindi a richiamare quelle del volante. Bordino invece che solitamente è cromato, ho deciso di prenderlo rosso, ma alla fine se va male si sgancia da qui, si toglie il bordino, magari si può rimettere quello cromato, non so, magari vedremo in futuro. Dettagli rossi invece sul pomello, quindi diciamo per andare a creare quindi una sorta di filo conduttore all'interno di tutti i dettagli dell'auto. Questo l'ho pagato 7 euro. 50, una roba del genere, sempre su AliExpress. Ho dimenticato ovviamente di dire il prezzo del rivestimento del volante. Il prezzo del rivestimento del volante mi è costato 20 euro. Vi spiego perché: in realtà avrei potuto pagarlo anche qualcosa in meno, ma in realtà io avevo principalmente ordinato la stessa versione del volante, del rivestimento del volante, ma con un mirino rosso al centro, soltanto che mi è arrivato in versione normale senza mirino. Quindi installeremo questo, va bene comunque. In questo scatolo invece abbiamo anche un altro elemento molto importante. Adesso lo andremo a vedere insieme. Ovviamente, come al solito, appena apriamo la bella scritta Made in Cina. Stiamo parlando quindi di che cosa? Stiamo parlando di un nuovo stereo per la 4. Questo l'ho acquistato anch'esso sempre su AliExpress, sempre Made in Cina, e ovviamente non mi aspetto una super resa o funzionalità, però in realtà almeno questo l'ho pagato pochissimo, l'ho pagato neanche 70 euro esclusa spedizione. Ed è un 2 TIN Android, dovrebbe essere da 2 giga di RAM e 32 giga di memoria, che se poco ci credo, però ve lo vado a mostrare. Questo è l'autoradio, leggerissimo, piccolissimo e sottilissimo, completo ovviamente di staffe laterali per il montaggio, una cornice che andrà installata successivamente. Questo, diciamo, è l'ultimo componente che verrà installato. Ed è un autoradio, quindi dicevo, Android, con ovviamente varie tipologie di connessioni Bluetooth, AUX, o tramite porta USB. E inoltre è completo di retrocamera e cablaggio relativo. Quindi, oltre al 2 TIN, andremo ad installare anche la retrocamera sulla 4. Ovviamente, per tutti i pezzi che avete visto, ci saranno dei video tutorial o dei video dove andrò ad installare più parti nello stesso video. Quindi non vi preoccupate, cercherò di farvi vedere in ogni dettaglio tutti i componenti che andremo ad installare. Abbiamo qui invece poi l'antenna per il GPS, credo, due porte USB. E ovviamente poi il connettore che, tra virgolette, purtroppo non è un connettore ISO, è un connettore che, tra virgolette, dovevo andare io a cablare e a configurare sul connettore della quarta serie. Ovviamente su questo dovrò informarmi un pochino perché è un lavoro che non ho mai fatto, lo voglio fare una volta e per sempre, ma lo voglio fare bene, quindi magari aspetteremo un altro po', ci vorrà un altro pochino di tempo per installare l'autoradio, ma lo faremo sicuramente una volta capito effettivamente come posso riuscire a effettuare un buon cablaggio senza andare a danneggiare niente. Ultimo, o ultimi, ma non per importanza, abbiamo dei nuovi tappetini per la quarta serie. Questi li ho acquistati invece su eBay alla cifra di 36 euro e sono dei tappetini comprati da un'azienda tedesca, ora ve li vado a mostrare, e devo dire che sono fatti molto 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 bene. La qualità del tessuto è ottima. Certo, forse magari non sarà pari a quelle delle versioni premium dei tappetini di MTM,
piccolo spoiler, ma non voglio dire altro. Ma il tessuto e la moquette del tappetino in sé è davvero ottima. Ho deciso di voler optare per un bordino nero, ma con cucitura rossa a contrasto. Quindi andremo a richiamare all'interno dell'auto ogni piccolo dettaglio per dare, tra virgolette, una sorta di aspetto uniforme per quanto riguarda tutti i dettagli all'interno dell'auto. Ovviamente questo è quello anteriore passeggero, qui abbiamo invece quello guidatore, con una sorta di toppa al centro di rinforzo per il problema diciamo, del tallone del piede destro che va a scavare nel tappetino. E qui invece abbiamo i posteriori. Unica nota negativa, che in realtà già sapevo, è il fatto che i tappetini posteriori non hanno i fori per fissare i tappetini. La moquette di questa quarta serie qui ce li ha. Quindi andremo probabilmente a fare una sorta di lavoro di trapianto, cioè praticamente andremo a prendere i ganci dei vecchi tappetini presenti ora sulla quarta serie e andremo ad installarli, a forare ovviamente prendendo bene le misure, andremo ad installarli poi su questi tappetini in modo tale da poter sfruttare semplicemente i ganci già presenti sulla moquette e quindi poter fissare i tappetini nella maniera più tranquilla e pulita possibile. Ovviamente per quanto riguarda i pezzi che vi mostrerò nel video di oggi è tutto. Spero che una tipologia di video del genere possa piacervi ed interessarvi. Se sì, magari provvederò a farne di più nei prossimi tempi. Lo potremo fare anche magari con potrei farlo anche magari con dei pezzi della quinta serie. Tra l'altro me ne stanno arrivando parecchi, quindi volte della spedizioni, corrieri. Vorrei avere già tutti i pezzi qui, ma purtroppo devo aspettare, devo essere paziente e non sempre si può avere tutto e subito. Comunque, dicevamo, apro piccola parentesi, ovviamente ogni pezzo che avete visto in questo video andrò a farvi tra virgolette una sorta di guida all'installazione su come montarli. Vi farò vedere come tra virgolette andrò a cambiare i pezzi. Ah, un'altra cosa, un'altra operazione che voglio fare, ovviamente oltre all'installazione di questi componenti che avete visto nel video con me, sarà quella di andare a rimuovere e smontare delle plastiche degli interi della quarta serie perché c'è il soft touch, quella vernice maledetta gommata, che stava venendo via da alcune parti, che da alcune parti viene via, da altre no. Quindi voglio smontarle e cercare di ripristinarle per dare un aspetto più uniforme a tutte le plastiche interne. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e commentate. Detto questo, ci vediamo al prossimo video dove andremo ad installare qualche pezzo insieme sulla quarta serie. Ciao!